Ciao ragazze, ciao Vitamina, oggi nuovo video di Avon, esatto, e anche Brorosha perché farò divisi due video perché mi sono divisi tutti e due pacchi insieme, quindi troppo bello. Allora, la cosa un po' strana è che questi prodotti comunque che mi hanno ordinato sono solamente da questo catalogo, quindi voi noterete solamente dei prodotti da questo catalogo. Sì, è una cosa molto strana perché io ho pubblicato tantissime immagini, sia anche su WhatsApp ma anche in altri social, della campagna 16, però puntualmente mi hanno ordinato da qua e poi mi hanno ordinato qualcosina da là che però ovviamente ho effettuato un ordine, quindi mi deve arrivare tra pochi giorni. Sì, qualcosa della campagna 16. Ma qualcosina, raga, non è proprio molto molto, forse un minimo d'ordine se non erro. Poi mi sono arrivati i cataloghi nuovi, ne ho presi 4, solo che di là mi sono dimenticata sia l'outlet che l'anteprima, perché non importano molto a voi, ma interessano molto questi di qua, quelli nuovi, insomma i prodotti, è quello che più ci incuriosisce. Comunque, all'interno di questo catalogo campagna 17 ci sono delle cose bellissime, veramente belle belle. Iniziamo subito, mi hanno mandato a ritirare un set di Rare Gold, quindi lozione corpo e profumo, questo 50 ml, a un costo di 15,95 e mi hanno mandato anche la busta, in questo caso nera, però vabbè, non ha importanza per chi li era raffigurata rossa. Poi mi hanno ordinato un altro set di soft mask dove c'è profumo e spray e deodorante a sfera, quindi Deurolon, a 12,50. Su questo mi hanno ordinato la busta rossa e mi è arrivata, scusate, automaticamente acquistando il set. Innanzitutto è facilissima per andarla a sistemare. Vi arriva così. Cosa dovete fare per andarla a sistemare? All'interno la sistemate anche in modo che comunque combacia. Poi qui ai lati dovete piegare, io sicuramente non la darò piegata, a voi ve la sto facendo vedere in modo, e poi andare con la parte, andarla a mettere qua, dov'è? Qua, è bellissima perché c'è il fiocco sia davanti che dietro, è rossa e color oro, bella veramente. Io ovviamente non la darò, cioè piegata, cioè fatta a sacchetto, la darò così normalmente, ma era solamente per farvela vedere a voi. Poi io mi sono presa dei bagnoschiuma perché voi sapete che io sono pazza di bagnoschiuma. Vabbè, io mi ero ordinata gli altri due, però ve li farò vedere dopo perché sono uguali, quindi meglio farvi vedere due cose uguali che non me ne. Allora, io mi ero presa questo che in pratica sono quelli da 250 ml, sono i Bubble Bath che sono super super belli, poi finiscono comunque molto velocemente, sono super piccoli, quindi a me hanno ordinato questo Apple Pie, quindi penso mela caramellata, una cosa del genere, sempre 250 ml. A me la fragranza non piace molto. Tutti e due venivano 5,90 euro. E poi mi sono presa io questo, Raspberry Cassis, quindi lampone Cassis. Che Cassis? Non ricordo cos'è. Ah, una profumazione bellissima. Già la conoscevo questa fragranza. E poi averla rivista da 250 ml, ho voluto subito correre a prenderla. E poi mi hanno ordinato due vaniglia e fico, uno però l'ho preso io, uno appena hanno sentito l'odore l'hanno voluto. Infatti mi hanno detto, dice, di chi sono questi due? I miei, ma magari uno. E vabbè, ok, ha fatto contenta la cliente che l'aveva visto, perché quando mi è arrivato il pacco ho visto tutto. Infatti mi ha detto, allora tra un pochettino me li venga a prendere. Ho detto, no, perché devo sistemare e devo fare anche il video. Allora dice, ti aspetterò. Comunque, uno l'ho preso io, allora l'avevo presi tutti e due io, in dire la verità, però niente. Che figli dicono? Comunque, questo è stupendo, mi piace troppo. Vaniglia e fico, poi è una profumazione che io stradoro e sono 250 ml sempre. Però una novità appunto che vi dicevo poco fa, se l'ho detto, non l'ho detto, non mi ricordo, una novità diversa da tutti gli anni che non hanno mai fatto, sono gli emollienti labbra ispirate a queste due fragranze, cioè questi Bubble Bath, vaniglia e fico, che è il mio che voglio aprire con voi, e
questo è polpì, questa è la mela verde, che l'ho voluto prendere, mela verde, mela caramellata, di chi è? L'ho voluto prendere semplicemente per abbinarlo, quindi se qualcuno me lo chiederà. Quindi apriremo il mio. Ah, è viola! Stupendo, ok, adesso non lo posso mettere che è un rossetto, poi comunque si macchia, non mi va, non si vede molto, però ha un bel odore, sa, una bella odore. Vaniglia è figo e c'è anche qualcosa di caram, che cos'è? Eh sì, vaniglia, ma c'è anche qualcosa di dolce, tipo qualcosa zuccherata. Comunque bello, e non vedo l'ora di usarlo. Siccome è stata una novità, perché non è una novità, è una novità di quest'anno. Tra l'altro costa 1,99 euro. E appena l'ho visto, ho detto sì, deve essere mio. Poi vi faccio vedere il penultimo articolo che mi è arrivato, sono queste pantofole che ha ordinato la mia cliente. Allora, sono carinissime, sono tipo questo effetto pizzo, molto molto carina. Molto carino come fantasia, bello. Dietro però hanno, non hanno tipo. Allora, a me piace. Questi sono costati innanzitutto 9,99 euro. Li volevo prendere anch'io. Però poi, appena ho visto la suola, non so se si chiama suola, mi sa di sì. Appena ho visto la suola, che comunque è tipo una di quelle morbide, ho detto no, no, meglio no. A quel prezzo, comunque 9,90 euro. 9,90 euro. 90, sì, sono costati. Meglio comprare qualche altro tipo, perché tempo fa ne ho preso un paio alla Lidl simili. La suola, dopo un paio di giorni, bella tu, bella anatomica, per dire che tu ci potevi camminare, stavi proprio rilassata il piede. Poi dopo un paio di giorni, cioè si è abbassato, sono diventati brutti, si bruciano tutte. Vabbè, disse tale, possiamo tornare con un po' più. L'avevo presi perché erano 5 euro. Invece quelli da uomo alla Lidl li fanno proprio con la suola buona. Anche in Abon certe volte da uomo li fanno con la suola buona, tipo che non si scivola. Invece questi, appena si bagnano, fanno schifo. Io preferisco sempre acquistare qualcosa di più utile. Poi, come ultimo prodotto di Abon, mi hanno ordinato questo. In pratica è il runner da tavola rosso natalizio, che è bellissimo. Appunto, runner da tavola, è bellissimo, bello, bello veramente. Le misure attualmente non le so, però dovrei andare a controllare sul catalogo, così vi dico, per farvi anche voi un'idea. Comunque, aperto è così ed è stupendo, cioè lo stra-adoro troppo, con la scritta Merry and Bright, tavolo, bla bla bla, 33x200. Wow, quindi 2 metri, pulire con un panno umido 100% poliestere. Costa 12,99 euro, l'ho detto, è stupendo. Bene. Rosso come il mio rossetto, proprio in abbinamento. Comunque, appunto, il pacco di Avon è terminato. Poi vi lascio le foto sulla pagina. E niente, ci vediamo tra un pochettino, che farò quello di Frou Rocher. Ciao!